Buongiorno a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e vi do il benvenuto oggi giovedì 2 luglio 2020 a questo appuntamento con Giuseppe Lauria. È un appuntamento settimanale che abbiamo ogni giovedì mattina appunto alle 10:30 e dedicato all'analisi delle commodities con un'ottica non di breve periodo ma più di medio-lungo periodo, oserei dire. Adesso ne parleremo appunto insieme a Giuseppe che è già qui con me, lo vedete inquadrato. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Stefano, buongiorno, buongiorno. Quindi una novità da questa settimana, appunto siamo insieme a commentare un pochino le commodities. La prima cosa che ti chiedo è quali commodities vedremo oggi e ogni settimana più o meno. Certo, Stefano, come di consueto, io innanzitutto saluto tutti coloro i quali ci stanno ascoltando e che partecipano settimanalmente a questo appuntamento qui su iBroker. Solitamente io focalizzo, dedico l'attenzione un po' alle materie prime principali che nelle ultime settimane abbiamo monitorato e quindi mi riferisco al petrolio, natural gas, passando per il gold, quindi l'oro, l'argento e anche un breve cenno al mais, la soia, il frumento, insomma, materie prime che comunque, soprattutto nelle ultime settimane, stanno dando dei segnali molto, molto interessanti. Certo, assolutamente. Senti Giuseppe, c'è chiaramente un focus molto molto importante, lasciami dire, sul petrolio e sull'oro, che sono un po' Certo. le materie prime di questo periodo, quindi magari iniziamo da queste, senza poi trascurare le altre. Ecco, l'ottica di cui parlavo io, velocemente per introdurre appunto questo nostro appuntamento che si terrà appunto ogni giovedì mattina alle 10:30. Dicevo, l'ottica di medio-lungo periodo che cosa significa? È giovedì ed è stato scelto appositamente, no? Perché il giovedì? Perché fai un po' già il sunto della settimana e proietti sulla prossima, mi viene da dire. Certo, è chiaro che immaginare di organizzare questo appuntamento il giovedì mette proprio in evidenza, mette in luce un po' gli scenari che si sono andati via via prospettando un po' all'inizio della settimana fino ad immaginare ciò che potrebbe un po' accadere anche in virtù in relazione delle notizie macroeconomiche, della geopolitica. Mi riferisco chiaramente ad esempio al petrolio e quindi è una visione un po' come dire sul medio periodo, sul breve medio periodo che può dare dei suggerimenti, delle indicazioni tali da poter meglio organizzarsi e orientarsi su queste materie prime e quindi sul petrolio nello specifico, insomma. Esatto, quindi un valore che va al di là della singola giornata e si estende Esatto. appunto più o meno per tutta la settimana. Giuseppe, poi Esatto. ci tenevo a sottolinearlo, presenta anche un articolo settimanale pubblicato su investing.com, è molto molto apprezzato e condiviso anche sul blog di iBroker che potete trovare ogni settimana. Quindi in estrema sintesi siamo con un panorama appunto che Giuseppe ci dà su base settimanale che appunto approfondisce e dà tutti gli strumenti per poter meglio comprendere e anche operare nel mondo delle commodities. Allora io Giuseppe ti lascerei la tua sequenza di Certo. analisi, salvo poi ogni tanto chiederti qualcosa al Certo. bisogno. Ok? Anche le persone da casa Perfetto. possono da oggi farci le domande sulla chat presente appunto in YouTube e che vedete al lato del live, oppure anche sul sito iBroker perché lì c'è una chat che funziona sempre, cioè anche se doveste guardare la videoanalisi in versione registrata. Prego Giuseppe. Perfetto, allora iniziamo come abbiamo specificato chiaramente da una materia prima che fondamentalmente, soprattutto negli ultimi tempi, per tutto ciò che è accaduto, sta tenendo un po' tutti con il fiato sospeso e mi riferisco chiaramente al crude oil, al petrolio. È fuor di dubbio che questa salita che abbiamo registrato dei prezzi fino agli attuali 40 dollari al barile è, a mio avviso, senza dubbio, attribuibile per un buon 90% alla politica
adottata dall'OPEC Plus, se vogliamo, al netto chiaramente di tutte le diatribe interne che comunque ha riuscito, l'OPEC Plus sta riuscendo a cogliere dei primi frutti. Tuttavia regna ancora sul petrolio l'incertezza, una fase, un clima di attesa. Sono soprattutto i produttori americani che hanno subito una forte battuta d'arresto nonostante gli aiuti del governo Trump, lo ricordiamo, al settore. Infatti molte compagnie dello shale oil, ricordiamo che con prezzi che vanno attualmente tra i 35 e i 40 dollari, soprattutto quelle più piccole hanno delle difficoltà, soprattutto per quel che riguarda il discorso degli utili, una sorta di precarietà finanziaria che pone al centro dell'attenzione questa grande difficoltà, soprattutto per le compagnie dello shale oil. Ricordiamo che gli USA hanno raggiunto negli ultimi anni il primo posto per la produzione di greggio attraverso una tecnica che in realtà risulta molto dispendiosa, mi riferisco al famoso fracking. Le aziende petrolifere americane sono tutte private, bene ricordarlo, e alcune hanno dimensioni molto molto piccole, producono davvero pochi barili di petrolio giornaliere. Tuttavia non solo le imprese di piccole dimensioni, ma hanno avuto anche vita difficile quelle un po' più grandi. È proprio di questi giorni la notizia della dichiarazione di bancarotta di una importante e conosciuta compagnia del settore dell'oil e del gas statunitense. In realtà questa compagnia, la Chesapeake, praticamente, sto parlando di questa importante compagnia che ha una storia trentennale, aveva già dei problemi da diversi anni, però è chiaro che l'effetto pandemia ha inciso, quindi il discorso relativo alla domanda e all'offerta ha contribuito a incidere negativamente sulla situazione di questa stessa compagnia. Un numero, inoltre, da sottolineare, che un numero interessante, ingente, alcuni dirigenti di aziende petrolifere hanno messo in luce proprio questa grande crisi del settore, tant'è che attraverso una intervista sondaggio effettuata dalla Federal Reserve di Dallas, lo leggevo proprio in questi giorni, mette in luce un altro aspetto, cioè molti dirigenti hanno dichiarato che hanno sostanzialmente fatto richiesta di programmi di assistenza governativi. Si pensa che la ripresa, una vera e propria ripresa del settore, la si possa un po' toccare, testare in maniera decisa e concreta a partire addirittura, secondo alcuni, dal quarto trimestre del 2021. Dal punto di vista grafico, cosa sta accadendo? C'è una fase di riflessione, mettiamola così, sul petrolio. Continua a veleggiare, ad oscillare tra i 37 e i 40 dollari al barile. Io ho individuato, chiaramente già lo specificavo già la scorsa settimana, un importante supporto da monitorare, senza dubbio questo dei 37 dollari al barile. C'è chi osserva anche questo successivo secondo supporto importante in area 35 dollari. È chiaro che tutti, o meglio, la maggior parte degli operatori, me compreso, si attende la ripresa totale, la ricopertura totale di questo gap, quindi un aumento del prezzo tale da superare questa resistenza che va tra i 40 e i 41 dollari. Altro fattore importante, e questo tendo sempre a specificarlo, quando noi andiamo a monitorare gli aspetti relativi ad una materia prima così importante come il petrolio, è fuori dubbio che bisogna dare un'occhiata, ecco l'appuntamento settimanale serve anche a questo. Ci sono dei dati che vengono pubblicati settimanalmente, come ad esempio il numero delle scorte pubblicato dall'Energy Information Administration. L'ultimo dato mette in evidenza quello del 24 giugno, praticamente ha disatteso un po' le aspettative degli analisti, che immaginavano un ridimensionamento
o quantomeno un non elevato aumento del numero delle scorte, beh, il dato del 24 giugno ci parla di 1,442 milioni di scorte di greggio in aumento. È chiaro che l'ultimo dato, quello pubblicato questa settimana, ha dato dei segnali un po' volti un po' all'ottimismo e alla speranza, insomma, la speranza di incominciare seriamente a leggere dei numeri tali da iniziare concretamente a segnare un decremento del numero di barili, di scorte di barili, è sicuramente un elemento che un po' tutti attendono. Un altro aspetto fondamentale, e anche qui è importante il nostro appuntamento settimanale, andiamo a monitorare anche, per esempio, il rapporto Baker-Hughes. Che cos'è? Il rapporto è una società Baker-Hughes che è nata, che a partire dagli anni 40 fornisce delle statistiche relative, per esempio, alle perforazioni oppure al numero di impianti delle trivelle. Cosa ci dice questo rapporto? Questo rapporto ha messo in evidenza la catastrofe che si è abbattuta nel settore, una discesa poderosa a partire dal mese di marzo, tant'è che gli ultimi dati, quelli del 26 di giugno, quindi quelli più freschi, parlano di un'ulteriore discesa, anche se chiaramente di una sola unità, da 199 a 189 praticamente, a 188 praticamente. Quindi sostanzialmente cosa sta accadendo? Il numero di impianti è sceso dai famosi 6, circa 6-700, che era la media che abbiamo letto fino al mese di febbraio, inizi di marzo, è sceso in picchiata perché fondamentalmente c'è una grandissima crisi nel settore. Chiaramente ci sono visioni diverse anche dal punto di vista degli attori principali dell'OPEC Plus. Ad esempio, gli arabi vogliono una sorta di continuità nella riduzione della produzione del numero di barili. Ricordiamo che attualmente la riduzione si attesta a 9,7 milioni di barili, praticamente al netto dei 100.000 del Messico. Anche lì tutta una diatriba interna all'OPEC Plus che abbiamo raccontato e abbiamo anche approfondito attraverso i miei articoli settimanali. L'accordo in essere Ecco, cosa prevede? Giuseppe, scusami una cosa importante perché ci chiede Giulio una cosa Sì. interessante. Allora, prima cosa ci parla, se ci puoi dire velocemente che cos'è e se è utile il CRB Commodities Index, cioè l'indice che sintetizza le commodity, e poi ci ricorda che in luglio e in ottobre del 2007 ci fu il famoso tetto sia di borsa sia di commodities perché allora il petrolio passò dai 147 ai 32 dollari al barile in soli 4 mesi. Quindi c'è un pochino questa preoccupazione. Allora, se rapidamente ci puoi fare un commento e poi proseguiamo su Allora, quello. Grazie a Giulio sicuramente, per la domanda. senz'altro, grazie Giulio, sicuramente è un elemento, un indice che io vado sicuramente a monitorare, così come ad esempio il Baltic Index, per esempio, sulle commodity, soprattutto quelle che non fanno riferimento al petrolio, ma fanno riferimento più alle materie prime, se vogliamo, quelle agricole che vengono trasportate attraverso via nave sostanzialmente. Sono tutti indici che io assolutamente vado a monitorare. Alcuni analisti tendono a ridimensionare, se vogliamo, un po' l'importanza di questi elementi. Ricordiamo, in relazione alla notizia che hai appena menzionato, Stefano, ricordiamo che i fattori geopolitici sono Sì. assolutamente degli elementi preponderanti, cioè sono degli elementi che vanno ad incidere fortemente sull'oscillazione del prezzo del petrolio. Faccio un esempio, ciò che è accaduto ad esempio alcuni mesi fa in relazione, ecco, posso citare l'esempio di Saudi Aramco. L'attacco a Saudi Aramco ha fatto praticamente nel giro di
di poche ore ha fatto praticamente schizzare il petrolio di circa il 30%, se non erro, davvero in poche ore. Quindi è chiaro, così come è accaduto di recente, ricordiamo che questo gap che si è formato a marzo è frutto anche di situazioni, di notizie, di contraccolpi, di scenari, di notizie macro, di market mover, di scenari, di fattori geopolitici che vanno ad impattare energicamente sulle materie prime. Così come tutte le vicende che riguardano, ad esempio, alcuni territori fondamentali. Lo stretto di Hormuz, fondamentale, quindi tutte le diatribe tra Iran e Stati Uniti. Ricordo che proprio presso lo stretto di Hormuz, addirittura i guardiani della rivoluzione iraniani hanno sequestrato per circa 2 settimane una petroliera, una nave battente bandiera inglese, se non sbaglio, britannica, la Stena Impero. Ricordo questa notizia. Beh, anche lì c'è stato un momento, insomma, di grande tensione, senza dimenticare, ad esempio, quello che è accaduto agli inizi del 2020 in Libia, dove le truppe del generale Haftar hanno sostanzialmente bloccato parte della produzione dell'estrazione e dell'export di molti barili di petrolio in alcuni territori strategici che erano dominati, controllati dalle truppe del generale Haftar, innescando chiaramente le forti preoccupazioni delle compagnie dell'Oil National Company, che è una importante, diciamo, compagnia della Libia, che appunto mise in evidenza la situazione critica vissuta in Libia. La Libia che proprio di recente ha iniziato a riprendere, questo è un altro elemento, un'altra notizia importante sul petrolio, ha iniziato a riprendere sia la produzione che Esatto. l'export. E Quindi senti Giuseppe, a siamo in proposito di scenario. riprese. No, mi viene in mente, e ce lo dice Oscar con una domanda Sì. molto interessante, cioè, come mai il fracking americano prosegue anche in questo momento? Forse è connesso al discorso Libia che riprende la produzione che hai fatto adesso, no? Sì, allora tenete presente che il fracking è una tecnica molto molto dispendiosa e alcuni chiudere, Esatto. ad esempio, alcuni pozzi Tecnica di significa poi estrazione, andarli a ricordiamo riprendere, per chi ci ascolta. Esatto. significa poi. Tecnica di estrazione molto costosa e quindi che Esatto, pretende un esatto, prezzo del petrolio alto. esatto. Se tu chiudi un pozzo, poi lo vai a ripristinare, ci vuole davvero. Io ho anche letto, però non sono sceso troppo nel tecnico, qualche settimana fa, proprio un esempio di, diciamo, di chiusura ed ipotetica ripresa di un impianto di estrazione. Tenete presente che io vivo in un territorio che è definito il Texas d'Italia, dove si produce la maggior parte di petrolio in Italia, ma anche in Europa, su terraferma, parlo della Basilicata. Beh, quindi non vi nego che molte volte vado a sbirciare, ad approfondire, ad analizzare anche aspetti che vanno al di là dei tecnicismi legati alla E quotazione. quindi tu dici che loro proseguono il fracking perché fermarlo e farlo ripartire, Questo anche per rispondere a Oscar, sarebbe troppo costoso. sicuramente è un aspetto. E non sottovalutate, attenzione, la notizia che io ho dato all'inizio del mio ragionamento, cioè ci sono delle imprese che sono praticamente al collasso, è una delle più importanti americane. Proprio in questi giorni ha dichiarato bancarotta, quindi con tutte le sovvenzioni, quindi con tutte le politiche adottate da Trump di matrice keynesiana che vanno un po' vanno al di là di questo grande neoliberismo storico che ha caratterizzato per molti anni
la politica economica americana. Quindi anche questi aspetti fanno riflettere sul tema, così come fanno riflettere, ad esempio, i dialoghi che cominciano anche un po', se vogliamo, in maniera costruttiva tra l'Arabia Saudita, l'Iraq, la Nigeria, che sono quei due paesi che fondamentalmente solo adesso sembra inizino a ridurre e a riprendere un po' quelle quote di estrazione di produzione che all'inizio non avevano rispettato. Ecco, mi riferisco chiaramente all'accordo OPEC Plus. Quindi è chiaro che gli scenari sono assolutamente i più variegati e variopinti. Quindi sì, il fracking ha questo, oltre naturalmente, Stefano, anche questo è un aspetto importante, tutte le diatribe, tutte le contestazioni relative alla preoccupante ai preoccupanti danni del sottosuolo che questa tecnica, lo dobbiamo dire, insomma, un po' arreca, ecco. Quindi sì, certo. questo è un aspetto assolutamente Bene. importante. Allora, Beh, proseguirei adesso un'altra con le altre considerazione da fare commodities. è l'America, scusa Stefano, solo un piccolo aspetto, Vai, vai. l'America proprio grazie al fracking, grazie a questa tecnica, è riuscita ad arrivare anche a 13 milioni di barili al giorno, fino adesso chiaramente è meno, siamo a 11 e qualcosa, diventando il primo paese per estrazione È di vero. petrolio. Bene, senti, proseguiamo allora, se vuoi concludere velocemente sul petrolio e poi Nulla, proseguiamo. sul petrolio come sempre c'è da raccontare tantissimo. Io ripeto, dal punto di vista tecnico, quello che stiamo verificando graficamente, io lo attribuisco soprattutto perché c'è una mancanza grande di domanda, anche se ci sono dei piccoli barlumi di speranza, però fondamentalmente c'è poca domanda. Quindi questa ripresa io l'attribuisco fondamentalmente alla politica, soprattutto alla politica adottata dall'OPEC Plus. I livelli sono sempre questi. Questa resistenza tra i 40 e i 41 dollari che se rotta può andare a riprendere completamente questo gap down che abbiamo registrato agli inizi di marzo è il supporto importante in area 37 dollari. È chiaro che se va a rompere questo supporto in ribasso dobbiamo andare a vedere il successivo a 35 dollari, però lì chiaramente apriremo discorsi e scenari completamente Ok, nuovi fino a un passiamo certo allora alla commodity forse più attesa, che è l'oro, se vuoi, punto. Allora, giusto? sì, passiamo a loro perché altrimenti abbiamo difficoltà nei tempi. Allora, cosa sta accadendo sull'oro? Anche sull'oro, io mi sono divertito negli ultimi tempi a scrivere, a narrare, a raccontare, ho paragonato l'oro ad uno degli ultimi articoli che ho fatto, che ho scritto, potete leggerlo, ne approfitto. Sulla mia pagina Facebook e chiaramente sul blog di iBroker, molto, 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 molto bello, dove ci sono degli approfondimenti davvero interessanti. L'ho paragonato ad un leone chiuso in gabbia. Questa è la gabbia, è un leone chiuso in gabbia che non vede l'ora di uscire da questa È un gabbia. po' messo fuori la testa, no? Adesso Ha alle messo un po' fuori la 9:08. testa, sì, ha messo un po' fuori la testa, anche se c'è al momento, anche sull'oro, una fase, se vogliamo, di riflessione, di attesa, anche se gli scenari, viste le situazioni e il discorso relativo alle forti preoccupazioni per la crisi sociosanitaria, quello senza dubbio, le tensioni che ci sono, Cina, Stati Uniti, la situazione di Hong Kong, e poi la politica adottata dalla Fed, questa grande iniezione di liquidità, obbligazioni che hanno dei tassi molto, molto non esaltanti, insomma, una serie di elementi che fanno di questo metallo giallo lo fanno costantemente individuare come il vero e proprio bene rifugio.
Il leone in gabbia, la gabbia è perimetrata, è stata perimetrata costantemente per diverse settimane, a partire da aprile, tra i 1670 dollari l'oncia. Questo è stato il supporto che abbiamo monitorato da ormai svariati e svariati giorni, e questa resistenza importante in area 1775 dollari l'oncia, che una resistenza che è stata superata, ha riagganciato l'oro i massimi del 2012, precisamente 1.800 famosi, no? esatto, 1.800 famosi, è andato praticamente a riagganciare le candele che abbiamo visto nei mesi di settembre, di ottobre, che si sono spinti in prima battuta a 1.790, poi a 1.800. Poi chiaramente molti operatori, molti analisti, molti operatori, a me compreso, stiamo un po' vedendo, ci si attende un'ulteriore fase long fino a testare Esatto. i 1.900 dollari l'oncia, che rappresentano praticamente un target importante che è stato testato nei mesi di settembre, Allora, ecco Giuseppe, ottobre. qua voglio chiederti due cose esplicite. La prima è, si leggeva già anche dai tuoi articoli e dalla tua analisi delle settimane scorse, c'era una forte aspettativa che tu hai segnalato per il raggiungimento di 1.800. Adesso non voglio dire che fosse cosa certa, però Sì, era un'aspettativa forte, sei d'accordo, no? Ne avevamo assolutamente parlato. sì. L'aspettativa, la domanda è questa, è altrettanto forte per i 1.900, anche visto quello che sta succedendo, cioè questi mercati azionari che continuano a Esatto. salire malgrado tutto, perché i casi in America stanno esplodendo, eppure il Nasdaq che continua a battere massimi su massimi. Questi 1.900 come bene rifugio sono un pochino nelle corde dell'oro, perché si parla di cifre ben più alte, lo sai. Sì, si parla di cifre ben più alte. Teniamo presente un aspetto importante. Qualche settimana fa leggevo alcune notizie date da JP Morgan e da Goldman Sachs, le quali banche, gli analisti sostenevano un aspetto abbastanza preciso, se vogliamo. Cioè, ritengono fondamentalmente, e la cosa è chiaramente nell'aria, il target dei 2.000 dollari entro quest'anno, fondamentalmente. Quindi tutti Esatto. attendiamo un'ulteriore fase long. Consideriamo anche un altro aspetto, anche il quantitativo di capitali riversati, ad esempio, sugli ETF con sottostante metallo giallo, è stato decisamente rilevante. Proprio il World Gold Council, che rappresenta a partire dal 1987 l'associazione industriale delle principali aziende del mercato aurifero, che ha come obiettivo quello di stimolare la domanda, ecco, ha messo proprio in luce questo aspetto, cioè una continua crescita, una continua fase di crescita anche sugli ETF con sottostante l'oro, con afflussi di capitali pari a circa Certo. 8,5 miliardi, riferiti chiaramente agli Però ultimi. qui attenzione a una cosa, c'è da conoscere gli ETF molto bene perché ci sono Assolutamente. varie problematiche legate al contango e in questo senso un future o un micro future potrebbero essere una soluzione. Tutti strumenti da Assolutamente, infatti. conoscere, però perlomeno il future, spiegacelo tu, è basato sul gold, non ha Esatto, giochini di. ma infatti io non nego che chiaramente le analisi, ma anche la mia operatività quotidiana, senza dubbio, io la focalizzo, la Ecco, spiegaci concentro. in due parole perché lo preferisci rispetto a un ETF. Lo preferisco perché innanzitutto cerco di effettuare, per quanto mi riguarda, una operatività un po' più nel breve, che mi consente di monitorare costantemente graficamente ciò che sta accadendo. Poi c'è anche il discorso relativo alle scadenze, quindi, come facevi prima accenno tu, anche il discorso dell'effetto contango, quindi la differenza che ci può essere tra una scadenza e l'altra. Quindi sono tutti aspetti che vanno ad aumentare, se vogliamo, anche il livello di attenzione e di considerazione del prodotto in sé.
Sicuramente il future, il micro future ti consente di effettuare una operatività differente, anche perché poi gli ETF vanno letti, studiati, insomma, e lì c'è un lavoro. C'è una complessità, o se no, correggimi se sbaglio, anche l'oro fisico, nel senso che l'oro fisico luglio su luglio ha fatto in un anno 12 mesi, non year to date, un più 56%, cioè attenzione sì. Anche eventualmente all'oro fisico, confermi? Esatto, anche se sull'oro fisico ci sono insomma dei costi differenti. Teniamo presente che comunque lo stesso World Gold Council ha messo sempre in evidenza anche l'aspetto relativo, per esempio, all'acquisto di oro fisico da parte delle banche centrali. Negli anni c'è stata un'incetta di oro fisico e le banche centrali hanno continuato, soprattutto per esempio in Cina, ma anche paesi come la Polonia, l'Ungheria, spesso esatto. ho citato la famosa foto di Glapinski, il ministro polacco con il lingotto d'oro in mano, proprio per mettere in evidenza, insomma, la forza del paese, la sicurezza del paese. Quindi questi sono aspetti assolutamente da non sottovalutare. Esatto, e poi per noi privati c'è il problema della veridicità dell'oro fisico, perché ci sono anche lì tutta una serie di complessità. Quindi anch'io personalmente ti confesso che il future e il micro future sono proprio i più facili, se una volta capito il meccanismo dei margini. Ti chiedo due cose sull'oro, ce lo chiede Giancarlo, che magari rientravano già nelle tue. Allora, il problema dell'offerta limitata dell'oro, cioè di produzione vera e propria, e poi magari due parole sulle mining companies, cioè le minerarie, no? Che quindi sono strettamente collegate. Non so se le avevi già nelle corde. Prima finiamo l'analisi e poi tieni presente la domanda. L'aspetto relativo, ad esempio, alla produzione dell'oro fisico, quando praticamente si è abbiamo raccontato questa importante discesa che c'è stata a partire dal mese di marzo per via di tutte quelle situazioni relative ai margin call, il riposizionamento, molti operatori che stavano perdendo sul mercato azionario, insomma tutte cose che abbiamo raccontato. Nel periodo di lockdown cosa è accaduto? Molte aziende minerarie, molte aziende, ad esempio quelle svizzere, soprattutto quelle localizzate nel Canton Ticino, hanno, per motivi legati alla sicurezza del lavoro, quindi legati alla pandemia, hanno dovuto interrompere la loro attività. Anche questo aspetto ha non solo il discorso relativo alla quantità di oro che c'è praticamente presente nel mondo. Ricordiamo che storicamente, io proprio di recente leggevo, sono state estratte, non ricordo con precisione, l'equivalente di quante once d'oro, un numero impressionante. Anche questo aspetto relativo al blocco di molte delle suddette aziende ha influito anche sul discorso della distribuzione, se vogliamo, di degli stessi lingotti d'oro, tant'è che si è anche verificata una differenza dei prezzi. Lo avevamo anche alcuni mesi fa, lo avevamo anche sottolineato, quindi rispetto a quello che stava accadendo per esempio sul mercato spot. Per quanto riguarda il discorso delle aziende aurifere, è chiaro che lì sono aziende, ad esempio, soprattutto per gli ETF, ad esempio ci sono alcune aziende che alcuni operatori, alcuni investitori che chiaramente hanno un focus sempre sulla situazione, costantemente sulla situazione che riguarda proprio le aziende aurifere. Nello specifico, che dire, è chiaro che una ripresa della riapertura dalla fase del lockdown, la fuoriuscita dal lockdown, può dare, può generare, può alimentare anche una maggiore produttività da parte di queste aziende. Ricordiamo che ci sono paesi come Cina e ad esempio la stessa India
che negli anni hanno acquistato un numero impressionante di oro, soprattutto l'India per quanto riguarda il settore della gioielleria. I famosi matrimoni indiani sono, questo è un esempio per capire insomma la situazione all'interno dei paesi, cosa accade all'interno dei paesi, beh, in India si fa quasi a, come dire, quasi a gara tra le famiglie a chi regala l'oggetto d'oro, il gioiello d'oro più prezioso, più costoso. Questo sembrerà una cosa marginale, ma anche questo aspetto ha fatto sì che negli anni in India, in un paese come l'India, la richiesta di oro fisico, insomma, al di là del discorso delle banche centrali, ha influito senza dubbio tantissimo. Quindi è chiaro che le aspettative sull'oro sono di una ulteriore crescita, ma soprattutto in relazione al fatto che viviamo in un grande clima di apprensione ed incertezza. I dati economici sono assolutamente incredibili. Leggevo le vendite d'auto anche in Italia, un calo di certo. percentuali a due cifre, quindi la situazione è molto molto è particolarmente grave, e chiaramente molti vedono l'oro come bene di futuro. Poi non solo per il futuro, perché se guardiamo fino adesso, cioè durante questo primo semestre che si è appena concluso, il gold ha fatto più 18,34%, il Nasdaq, che è la regina delle borse, più 15,85%, il bond a 30 anni, parliamo di quello americano, più 14,07%, il 10 anni, il note a 10 anni 8,25%, il note a 5 anni 5,98%, il silver, poi magari ne parliamo, 3,98%. Ok, allora chiudiamo sull'oro velocemente con le ultime analisi e soprattutto le proiezioni, poi se vuoi due parole sul silver, che comunque sì, allora, no, ritornando sull'oro, è chiaro che porre attenzione, chiaramente ci possono essere dei ritracciamenti che possono far rientrare il prezzo all'interno di questo trading range, quindi poniamo sempre attenzione con delle size ridotte. Io questo è un aspetto che tendo sempre a specificare, perché è vero che sull'oro delle belle soddisfazioni le ho avute, però attenzione, ho anche sofferto molto, quindi sull'oro, così come sull'argento, ma sulle materie prime in generale, utilizzare sempre delle esposizioni decisamente ridotte. Nulla, i livelli sono questi. È chiaro che il successivo target, oltre a, chiaramente a riprendere i 1800, sono i 1900, e poi entro fine anno, secondo la maggior parte degli analisti, si può arrivare anche a toccare i $2000 l'oncia. Però questi sono aspetti che poi via via andremo ad analizzare. Esatto, tra l'altro abbiamo l'appuntamento settimanale, quindi lo vediamo, però sì. Hai ragione sul fatto che ci sono proiezioni anche così, questo tipo. Grazie Giuseppe. Sì, allora sono passato velocemente sul silver. È chiaro che le dinamiche del silver sono un po' diverse, leggermente diverse rispetto a loro. Ricordiamo che è una materia prima utilizzata soprattutto per quasi il 50% per il settore industriale, dalle aziende, il resto sono le gioiellerie, il resto sono lingotti, monete, insomma, però il 50% è richiesto dalle aziende. Cosa è accaduto sul silver? Anche qui bisogna sottolineare, sono dati che di recente sono andato ad approfondire per capire un po' la situazione, gli stessi ETF aventi come sottostante l'argento sono aumentati per numero di volumi di liquidità immessa di circa il 25% negli ultimi mesi. I livelli da monitorare sono sempre gli stessi. L'argento ha continuato a veleggiare in questo trading range che ha visto il supporto che avevamo individuato in area $17 e la resistenza che è stata più volte
più volte, oddio, soprattutto dai candeli giornalieri dell'1 e del 2 giugno, solleticata in area 18,90. Resistenza che se rotta chiaramente al rialzo, anche qui sul silver può generare, può alimentare, può innescare una fase long anche sul silver ulteriormente importante. È chiaro che il silver ha, come molte altre materie prime, ha sofferto tantissimo per via della crisi sanitaria. C'è stata una salita poderosa. Questa candela che avevamo individuato nel mese di maggio ha rotto prepotentemente il vecchio supporto dei 17 dollari, e questa candela praticamente ha fatto intuire, ha fatto capire che siamo ritornati sostanzialmente, per quanto riguarda l'argento, ai livelli pre-pandemia. Sull'argento c'è una fase di attesa. Solitamente va a riprendere un po' in seconda battuta dal punto di vista grafico l'oro. C'è una grande volatilità sull'argento. Io spesso vado a vedere anche il gold-silver ratio, che è un rapporto praticamente tra oro e argento. Praticamente misura sostanzialmente quante, per fare un esempio pratico, quante once d'argento ci vogliono per acquistare un'oncia d'oro, e indica sostanzialmente la forza relativa tra i due metalli. Beh, questo rapporto attualmente si trova tra i 95 e 100, insomma, però è abbastanza comunque importante. Sul silver, anche qui l'attesa è di una ulteriore ripresa della quotidianità, un'ulteriore ripresa delle attività economiche, oltre al discorso di ritenere il silver anche come bene rifugio, così come l'oro. È chiaro che una ripresa ulteriore del settore industriale, di quelle aziende che fanno richiesta di argento, ricordiamo il fotovoltaico e le aziende legate ad esempio alla telefonia, le aziende tecnologiche, insomma, sono tutti comparti che richiedono, il settore farmaceutico, sono tutti comparti che richiedono questa materia prima. Io sto monitorando sempre questo supporto in area 17 dollari, e la resistenza è sempre la stessa, 19. È chiaro che è fondamentale, a mio avviso, la rottura di questa resistenza a 18,90-19 dollari, perché questa rottura può andare a fare quasi da molla per ulteriori fasi long sull'argento. Quindi anche questa materia prima io la monitoro costantemente. Attualmente c'è una fase di indecisione sul silver, un po' quello che sta accadendo sugli altri metalli. Io proprio questa mattina ho visualizzato velocemente, ad esempio, platino e palladio, che hanno una sorta di calma piatta, quindi c'è un non ci sono assolutamente grandi movimenti al momento su questi metalli nello specifico. Anche qui grande attenzione, perché bisogna utilizzare sempre size molto 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 basse, perché sull'argento ci si può far male davvero. Utilizzare chiaramente gli stop, ma ormai questa non lo dico neanche più, è un mantra, cioè è una legge, una regola assolutamente da adottare. Quindi stop ben ponderati e size basse. Vedete, attualmente, vedi Stefano, attualmente c'è questa sorta di trading range che comunque non ti fa esporre, a meno che non si è già a mercato già da tempo. Ma attualmente prendere una posizione sull'argento, insomma, io sarei un attimino cauto, perché non ci sono al momento segnali
netti e decisi, ecco. Mi senti, Stefano? Sì, ci siamo. Tu prosegui pure, io intervengo Perfetto. quando necessario. Vai pure con le prossime commodity senza alcun Perfetto, tipo va di bene. problema. Quindi un breve cenno a quello che sta accadendo, ad esempio, al rame. Qui c'è una grande ripresa del rame che rappresenta anch'esso più dell'argento, una materia prima che è utilizzato soprattutto dal settore industriale. Il rame ha risentito fortemente della crisi. Ricordiamo che sul rame c'è una grande, grande richiesta, un grande utilizzo da parte della Cina, tant'è che è emblematica praticamente la situazione che si è formata negli ultimi tempi anche in un paese così importante come la Cina, che ha influito chiaramente sul rame. Ricordo, per dare alcune notizie nello specifico sul rame, che il maggiore produttore è senza dubbio il Cile, che dove si estraggono circa 5 milioni di tonnellate all'anno di rame. Dal punto di vista grafico, cosa sta accadendo? È chiaro che è da monitorare questo livello. I 2,5 dollari importanti che hanno rappresentato hanno rotto una vecchia resistenza. Questo livello, io lo sto monitorando costantemente, perché da questo livello io ho immaginato una ulteriore e decisa fase long per il rame. Alcuni analisti mettono in luce anche un altro aspetto, cioè l'idea di riuscire a intercettare un livello storico non lo riscontriamo graficamente già da diversi anni, dei 3 dollari per libra. Ecco, io sono in attesa di questo target. Il rame fondamentalmente sta fotografando in maniera plastica ciò che sta accadendo dal punto di vista anche dell'economia reale, cioè è un metallo che davvero rappresenta l'economia reale. Questo è il palladio. Abbiamo detto che c'è calma piatta. Questa è una materia prima chiaramente che io vado a monitorare soprattutto per curiosità. Solitamente tendo a non operare su questa materia prima. Ci sono stati tutti i discorsi relativi a una forte bolla speculativa che ha generato questa poderosa crescita del palladio. Ricordiamo che viene utilizzato soprattutto e richiesto dalla Cina per l'utilizzo e la produzione, quindi l'utilizzo la produzione delle marmitte catalitiche, perché il palladio è una ottima materia prima che tende a ridimensionare tutti quei fattori legati allo smog, quindi tutte quelle emissioni che caratterizzano, insomma, un vecchio leitmotiv della quotidianità, soprattutto in Cina. Quindi grande richiesta di palladio negli ultimi mesi, prima della pandemia, da parte della Cina. Al netto della bolla, anche questo aspetto ha generato questa crescita fino ai 2.800 dollari l'oncia sul palladio. Ricordo che una delle maggiori aziende produttrici di palladio, la famosa Norilsk Nickel, che ha sede in Russia, è chiaramente anche qui c'è una grande calma piatta. Anche il palladio ha risentito a marzo della crisi sociosanitaria. C'è un discorso relativo alla domanda e all'offerta che è molto molto importante. Praticamente c'è poca materia prima rispetto alla domanda. Questi però sono fattori al momento secondari. Anche sul palladio c'è un clima di attesa. Questo è
Questa è semplicemente una curiosità, perché operare sul palladio, insomma, non è assolutamente semplice. Stessa cosa per il platino, vedete, i grafici sono quasi simili, e possiamo passare ad una materia prima completamente diversa rispetto chiaramente a petrolio e metalli, e mi riferisco alla soia. Graficamente cosa sta accadendo? Prima di passare al grafico, alcuni aspetti relativi alla soia. E una notizia fondamentale è che la Cina sta facendo grandi acquisti di soia. Secondo alcuni, addirittura la Cina mira ad acquistare soia per riuscire nell'arco di X anni praticamente a nutrire tutti, a produrre tutti i mangimi, quindi per il nutrimento degli animali, quindi degli allevamenti, quindi per il nutrimento della popolazione. Questo è un aspetto molto molto importante, così come l'aspetto legato ad esempio a quello che è accaduto anche di recente tra i rapporti USA e Cina, quindi la Cina che ha visto poi come controparte il Brasile e ha messo un po' da parte gli Stati Uniti per l'acquisto della soia. Beh, dal punto di vista grafico, cosa è accaduto? Abbiamo monitorato questo supporto storico importante che a 829-830 centesimi di dollaro per bushel, che è stato testato a febbraio, a marzo del lontano 2009, poi è stato ripreso nuovamente più volte nel 2015, nel 2016, poi nella seconda metà del 2018, fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri. Il bushel è praticamente un'unità di misura, equivale allo straio italiano, è poco più di 27 kg, per capirci meglio, insomma. È stata rotta questa resistenza in area 860 dollari per bushel. Questo è un aspetto molto molto importante, perché ha fatto sì che il prezzo della soia iniziasse a riprendere e a essere calamitato verso prezzi decisamente più importanti. Attualmente siamo sugli 890 centesimi di dollaro per bushel. Questo è un aspetto da sottolineare, perché c'è una grande, sembra al momento, una grande ripresa di questa materia prima. Lo vediamo da queste due candele giornaliere verdi molto molto poderose, molto molto importante. La Cina, ecco, ritorniamo sempre sulla Cina. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, consuma circa l'84% di prodotto importato, e in questi giorni proprio Pechino ha rivestito un ruolo importante proprio in relazione agli accordi con USA, tant'è che, come è accaduto nel 2019, la Cina vede di buon occhio anche il Brasile per la produzione della soia. Questo è fuor di dubbio, con tutti i problemi relativi al discorso riguardante la deforestazione della foresta amazzonica, e quindi tutti i vari scenari geopolitici che sono un po' il leitmotiv di quel territorio. Per quanto riguarda la soia, importante questa ulteriore rottura di questo livello intorno agli 890 dollari per bushel, una ulteriore rottura che può andare ad amplificare, ad innescare, a far scattare la molla verso nuovi acquisti. È chiaro che il fattore legato alla stagionalità è anche importante. Difatti, solitamente dovrebbe trovarsi di fronte ad una stagionalità rialzista nei periodi che vanno tra maggio e luglio, e non bisogna mai sottovalutare anche il discorso relativo, ad esempio,
alle semine e al rendimento annuale, che dipende chiaramente anche, così come per le altre materie prime agricole, da fattori climatici. Il caldo e le temperature molto elevate non sono certo degli elementi favorevoli per la buona produttività della soia, che ha risentito anch'essa, lo vedete dal grafico, questo grafico, una discesa che in realtà è iniziata ben prima rispetto alla crisi sanitaria. Un altro elemento, un'altra materia prima che sta dando dei segnali assolutamente brillanti è il mais. Dal punto di vista grafico lo vediamo che cosa sta accadendo. Il supporto storico, questo supporto dei 300 centesimi per bushel, è ormai diventato un supporto storico. Spero che lo ricorderemo soltanto. Perché dico questo? Perché questi livelli sono stati testati dalle candele addirittura di agosto e di settembre del 2016, sono stati ripresi nuovamente in questi ultimi mesi. È stato ripreso questo livello importante, da dove si è c'è stata quasi una sorta di molla, questo retest di questo livello che c'è stato praticamente ai fini del mese di giugno, ha poi dato il via a una grande ripresa al momento di questa materia prima. È bene ricordare che i principali esportatori netti di mais sono stati costantemente, lo sono ancora tuttora, gli Stati Uniti e seguiti dal Brasile. Ha influito molto sul mais la situazione critica anche di molte aziende relative ad esempio alla produzione di biocarburante, perché soprattutto per le aziende che riguardano l'economia a stelle strisce. Ricordo appunto che il mais è utilizzato una buona parte per la produzione di etanolo e quindi per la produzione di carburante. Quindi, senza timore di smentire, sicuramente diciamo che anche sul mais vediamo questa incredibile discesa, che in realtà è iniziata già a partire da inizio anno, che ha fatto ripiombare il mais su questi livelli storici che abbiamo appena citato. È chiaro che attualmente bisogna segnalare appunto questa ripresa. C'è stata questa rottura al rialzo delle candele degli ultimi tre giorni, fondamentalmente una rottura di resistenze importanti che avevamo già individuato in area 340 centesimi per bushel. Che dire, il mais potrebbe assolutamente andare a riprendere nel tempo questi livelli importanti, cioè potrebbe superare questi 360 centesimi di dollaro per bushel, per poi andare ad immaginare di andare a riprendere quest'area praticamente. Anche sul mais è importante il discorso relativo alla stagionalità, relativo al numero, alla semina, al raccolto. Insomma, ci sono tanti elementi che devono essere assolutamente monitorati per la suddetta materia prima. Che dire, il grafico parla chiaro, c'è una grandissima ripresa, ci sono dei segnali molto molto forti per il mais, e questo grafico fa assolutamente ben sperare, con la rottura di resistenze che avevamo in realtà già nella precedente settimana segnalato. Stesso discorso per il grano, anche se qui la situazione è sotto certi aspetti un po' differente. Le stime sulla raccolta del grano sembrano che siano di livelli inferiori, soprattutto in Europa occidentale. In questi giorni ho letto alcuni report e sembra che soprattutto l'Europa
occidentale ha grande apprensione per quanto riguarda la domanda di grano. Cosa diversa, senza dimenticare chiaramente il fattore legato alla semina e ai raccolti. Il clima ha influito tantissimo sulla semina e sui raccolti. Dall'altro lato c'è un discorso differente, ad esempio, per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina. Secondo alcune stime, volte chiaramente all'ottimismo, ci sono dei livelli importanti. Si prevedono quasi 60 milioni di tonnellate di export di prodotto da parte di questi paesi, e la produzione totale mondiale di grano si aggira intorno a 100, se non erro, 115 milioni di tonnellate. L'offerta mondiale ha subito molto per la scarsità di piogge che hanno condizionato il mercato. Focalizzando l'attenzione sul grafico, cosa è accaduto? La candela del 17 di giugno ha rotto un supporto importante, praticamente questo supporto a 492 centesimi di dollaro per bushel, fino ad arrivare ad un secondo livello molto molto importante, i 476, un livello dove si poteva immaginare una ripartenza, ma ulteriormente c'è stata un'ulteriore discesa che ha praticamente fatto un po' preoccupare molti molti operatori, perché superare questo livello ha un po' disorientato la maggior parte degli operatori. Tuttavia, anche sul grano, e lo vediamo dalle ultime candele, si spera che ci sia questa ripresa, al netto chiaramente dei fattori che ho appena menzionato. È chiaro che un livello importante può essere questo, intorno ai 500, da superare chiaramente in rialzo, intorno ai 507 centesimi di dollaro. Questo è un livello molto, molto bene, molto bene. Senti Giuseppe, io non so se avevi altre analisi in coda, volevo però prima, magari ci dici quali hai, le facciamo velocemente. Fammi dire questo concetto. Allora, volevo ricordare che questo appuntamento con Giuseppe Lauria è tutti i giovedì mattina alle 10:30 nell'offerta formativa ai broker. Insieme a questo ci sono altri appuntamenti molto interessanti, quello con Paolo Belvederesi e Gianluca Beccaria, che presenterò sempre io, il martedì mattina alle 10. Lì c'è un'analisi dei mercati in ottica istituzionale molto interessante. E poi di nuovo la scuola di trading di Tony Cioni Piuviani in edizione Reloaded. Vi ricordo la lezione di martedì prossimo, ogni martedì una lezione, la prima dedicata alle opzioni. Prego Giuseppe, andiamo in chiusura. Nulla, io per quanto riguarda anche grano e frumento, insomma, e mais, avrei terminato. È chiaro che gli elementi che ben sperare ci sono per queste materie prime, quindi io darei costantemente un'occhiata, anche per una semplice curiosità, perché queste materie prime stanno dando dei segnali molto, esatto, molto importanti, e si tende chiaramente a metterle un po' in secondo piano, ma devo dire che i grafici sono abbastanza tecnici e danno anche dei suggerimenti non del tutto secondo me. Così, sì. Quindi nella prossima occasione, per il prossimo appuntamento, cercheremo di focalizzare l'attenzione anche su altri aspetti relativi a queste ultime materie prime che abbiamo approfondito, insomma. Assolutamente, poi non perdete l'analisi Giuseppe scritta, di solito esce il fine settimana, quindi il venerdì, anche lì per avere una ulteriore riflessione e diciamo così approfondimento di quelle che sono le tematiche in corso. Quindi vi ricordo appunto ancora che con Giuseppe ci troveremo poi per il nostro appuntamento settimanale giovedì prossimo, anche se state riguardando questo appuntamento in versione registrata. Potete comunque scrivere le vostre domande, esatto, fai vedere la chat
se hai lì il sito di iBroker, se no lo faccio vedere io sul sito di iBroker, c'è una chat dove si risponde anche se state guardando la registrata, che è qui in basso a destra. Qui trovate la formazione e i webinar appunto disponibili. La scuola di trading di Tony di cui vi parlavo ogni martedì. Il martedì c'è anche l'appuntamento con le analisi istituzionali con Gianluca Beccaria e Paolo Belvederesi e Giuseppe ogni giovedì alle 10:30. Giuseppe, grazie mille, è stato come sempre molto 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 interessante. Allora appuntamento a giovedì prossimo, giusto? Grazie a voi, arrivederci a tutti, a giovedì prossimo, Grazie, a giovedì. grazie. Ok, dai, è andato bene.